E buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. I saluti li faccio subito, sono quelli tradizionali, quelli ai quali ormai siete abituati. A tutte voi e in particolare a chi vorrebbe essere qui con noi tutti i giorni e non può e che comunque aspettiamo presto. Tina e Rita, lo sapete, non se ne abbiamo a male le altre socie. Sono così assidue e così affettuose nei nostri confronti. Matina e Rita Granaglia sono particolarmente nel mio cuore e nove scozze che io in nessuna maniera. 13 maggio 2021, 7 anni fa, proprio a quest'ora, proprio verso mezzogiorno. In un momento di pausa dal mio indefesso lavoro di libraio antiquario, aprii la pagina Facebook e trovai il post di un amico che conoscevo proprio per la mia attività ormai da più di 10 anni, che raccontava, l'amico era un editore, un giornalista, un creatore di eventi e di manifestazioni e di situazioni ludiche e spettacolari. Trovo questo posto in cui questo amico racconta di una sua passeggiata per un quartiere di Napoli, l'entrata in un negozio di patatine, esce dal negozio di patatine con il suo coppetto di patatine. Era il periodo proprio in cui a Napoli aprivano questi negozi particolari che poi, come hanno aperto e come tanti altri tipi di negozi che aprono stranamente a Napoli, poi chiudono con la stessa velocità, e si avviò alla ricerca di una libreria dove sfogliare con le dita unte di patatine probabilmente qualche libro. E qui ebbe la sorpresa. La sorpresa era che in quel quartiere avevano chiuso tutte le librerie, la storia vedo male, la sapete. La provocazione in quel posto del 13 di maggio del 2014, la provocazione era: perché non ce l'abbiamo noi una libreria? Forza, chi ci sta? Perché non ne parliamo? Incontriamoci qui sotto questo posto, cerchiamo di capirci, cerchiamo di vedere, cerchiamo di creare un luogo dove incontrarci, dove parlare di libri, dove trovare i libri, dove incontrare gli autori, gli editori, parlare delle cose che possono nascere intorno al libro, aggreghiamoci intorno a questa idea. Come al solito su queste cose, soprattutto chi come me pratica libreria ormai da quasi 50 anni, un certo velo di scetticismo era impossibile da nascondere. Comunque io misi il mio like di circostanza e di simpatia anche per la conoscenza che vantavo nei confronti di questo amico e andai avanti. Però questa cosa del mettiamoci insieme, facciamo qualche cosa per la città e così via, mi toccava in modo particolare. Quindi tornai su quel posto e vidi che ebbi la sorpresa incredibile di trovare già decine e decine, dopo pochi minuti, decine e decine di like, forse addirittura più di 100 like in pochi minuti, ma soprattutto decine di persone con nome e cognome, che dicevano: io ci sto a metterci una quota, ci sto a metterci la mia presenza, ci sto a metterci il mio impegno, ci sto a metterci quello che poi sarebbe diventato il tratto caratteristico di quello che andava a nascere, ci sto a metterci a regalare la cosa più bella che un uomo possa regalare, un essere umano possa regalare agli altri, il suo tempo. E io ci sto, crescevano, crescevano e così via, ma io lo scetticismo non mi abbandonava, perché dicevo: ma lo sapete quanto lo dicevo tra me e me,
Lo sapete quanto costa mettere una libreria? Cosa significa impiantare una libreria? A Napoli poi, dopo queste chiusure che hanno creato un vulnus nel tessuto culturale di questa città, perché erano librerie storiche, erano librerie diciamo, dirette da librai, grandi, grandi librai napoletani, erano librerie con dipendenti che adesso soffrivano della mancanza di lavoro. Aveva chiuso anche, si avviava a chiudere anche la bella libreria creata da Fnac. Insomma, questo quartiere, il Vomero, sarebbe restato senza librerie di lì a poco. Ma era difficilissimo anche solo ipotizzare che gente si mettesse insieme per farsi la sua libreria. Ed è quello che dissi al geniale estensore di quel posto. Quando lui mi chiamò dopo un poco, perché aveva visto il mio like, io avevo scritto sotto quel like, avevo scritto semplicemente se vuoi io ho dei libri, parliamone. In quel periodo della mia vita gestivo una biblioteca acquisita di oltre 100.000 volumi, quindi facevo donazioni a università, a biblioteche pubbliche e private, a circoli e così via. Quindi mi piaceva anche l'idea di poter donare anche a questo sogno una base di libri, diciamo, di modernariato. Lui invece mi chiamò e disse: ma dai, ci stai, perché ma ti rendi conto di che cosa significa? Lo sai cosa significa? No, io non lo so, lo sai tu, vienicelo a dire, ci stai. E io un paio di volte ripetetti questo no, convinto, sempre più convinto. Lui a un certo punto mi disse: ma io perché gli chiesi, ma perché poi, ma come ti è venuta questa cosa? E lui mi disse una cosa che mi fece riflettere, mi disse: perché voglio lasciare qualche cosa, voglio fare qualche cosa insieme ad altri di cui essere fiero, da raccontare a questa città negli anni, a chi mi ama, a chi mi vuole bene, alle persone che amo, e dire: abbiamo fatto questo. E questo mi convinse, da un certo punto di vista, a fare qualcosa di più che mettere un like, e io che non ci volevo venire, dissi: va bene. Io ci sto. Quel posto ha cambiato la mia vita e quella di tanti, tanti altri. E ha cambiato un poco anche, come scriverò tra poco, ha cambiato un poco anche questa città. La storia la sapete tutti, sapete come in meno di 2 mesi da quel posto passammo a una libreria, a una sede, a un'associazione, e sapete tutti come da allora non ci siamo mai fermati. E allora io, per quel posto, ringrazio Ciro Sabatino e tutti quelli che ancora oggi dicono: io ci sto. E basta così. In una memorabile trasmissione televisiva dedicata a Pino Daniele, Massimo Troisi, che fu il dominatore di quella trasmissione, il protagonista assoluto, a un certo punto, parlando con Pino, gli disse: solo una cosa, questa è la vita mia, l'agendina di Gianni Minà. Perché tu tieni l'agendina che tieni Muhammad Ali, tieni Fidel Castro, tieni Massimo Troisi, tieni Pino Daniele, quella è un'agendina, gliela vuoi essere te, quell'agendina. E chiaramente in quell'agendina, se avessimo potuto scorrerla, se potessimo scorrerla ancora adesso, troveremmo sotto la M, o sotto la D, non lo so, troveremmo Diego Armando Maradona.
che con Gianni Minà ha sempre avuto un rapporto particolare, dovuto anche all'amore comune che avevano entrambi per Cuba, per Fidel, e quindi al sentire comune e soprattutto alla passione di Gianni Minà per il mondo dell'America Latina. Gianni Minà ci regala questo libro dedicato a Diego. Maradona, non sarò mai un uomo comune. Il calcio ai tempi di Diego. Sono interviste, sono riflessioni telefonate, cronache del tempo, interpretazioni anche di alcuni episodi sgradevoli della vita di Diego e di altri esaltanti. Alla fine c'era anche una parte fotografica che racconta di queste interviste, di questo stare insieme, di questo essere parte di un sentire comune. E infine di questo proprio del romanzo c'è anche la sentenza della Cassazione che assolve Diego dall'accusa abbastanza infamante di aver evaso il fisco in Italia, una delle tante accuse che lo hanno colpito e inseguito e che purtroppo non ha potuto vedere cancellata, cassata. Prima di lasciarci. Il libro è, come sempre, vista anche la scrittura, si riconosce proprio Gianni Minà nella scrittura e nella. Io mi auguro che riusciamo in qualche modo, o con una diretta, poi la speranza è sempre quella di averlo qua. Già una volta ci abbiamo provato, ma i tempi non coincidevano e il Covid poi alla fine distrusse tutti i progetti. Però chissà che non riusciamo a portare Gianni qui in piazzetta. Intanto leggiamoci perché è veramente un occhio amoroso sul nostro Maradona, sul nostro Diego. Maradona non sarò mai un uomo comune, il calcio ai tempi di Diego, Gianni Minà, edito da Minimum Fax. È considerato da sempre e da chiunque il padre del giallo italiano, del giallo, il giallo vero. Parlo di Giorgio Scervanenko, la nave di Teseo sta ristampando quasi interamente, però questa volta la sorpresa è grande per tutti gli amanti del giallo e di Scervanenko in particolare perché questo è un inedito. La luna sulla pineta. La storia è bella e intrigante, due giovani in fuga dai problemi creati dal padre di uno dei due, grande incisore e per essere grande incisore soprattutto grande falsario, che si trovano a vivere una situazione oltre i limiti della legalità diciamo, l'arte di contraffare le banconote, arte sopraffina del padre, appunto, di uno dei due protagonisti. Quindi è un giallo vero, personaggi a tutto tondo, una scrittura che appunto è riconoscibilissima e a volte prodoma di quelle che poi sono le atmosfere che ritroviamo nei grandi giallisti di oggi che hanno il coraggio di riconoscersi in alcuni dei maestri del passato, appunto da Scervanenko, a Ed McBain, a Simenon, e sono capaci di rielaborare quelle modalità, quella scrittura, e però qui abbiamo l'originale. Ve lo consiglio in assoluto, so che tanti tra
tra coloro che seguono questa rubrica amano il genere, e quindi Giorgio Scerbanenko, La luna sulla pineta, la nave di Teseo. Piccolo grande tuffo nell'antiquariato. Quanti di voi ricordano un meraviglioso film di Mario Monicelli, metà degli anni 70? La protagonista era Mariangela Melato. Per quel film entrambi vinsero il David di Donatello, che proprio da poco ha premiato altre attrici ed altri autori. Qui siamo ai vertici massimi del cinema italiano, con Monicelli e con Mariangela Melato, e il film era Caro Michele. Io vi presento oggi la prima edizione, uscita 5-6 anni prima del film, Natalia Ginzburg, Caro Michele, edito chiaramente da Arnoldo Mondadori, prima edizione. La storia è quella di un ex 68ino che scrive queste lettere. È un romanzo, è facile definirlo, visto che ci sono lettere, definirlo un romanzo epistolare. Michele scrive da Londra, lui è un ex 68ino, scrive ai genitori, scrive a una ragazza che poi nel film sarà interpretata dalla Melato, una hippie, con un bambino che si immagina possa essere il figlio di Michele. Le lettere sono piene di annotazioni, di considerazioni su un periodo così eroico, forse l'ultimo periodo eroico di questo nostro paese, dal punto di vista delle emozioni e delle speranze che si riversavano in quegli anni, poi tutte, quasi tutte, deluse. Alla fine arriva la notizia che Michele è morto, senza che abbia mai partecipato all'azione, così come succede nel film. Michele non compare mai, e così nel libro, chiaramente, che ispira il film, Michele scrive solamente: conosciamo Michele attraverso le sue lettere. Natalia Ginzburg, dopo Lessico familiare e il successo che sta ancora avendo Lessico familiare, è conosciuto a tanti di noi. Il film probabilmente tanti lo abbiamo visto. Rileggiamo questo libro in prima edizione, è sempre un piacere, è sempre un grandissimo piacere sfogliare libri che hanno una storia. Siamo a circa 50 anni fa. È antiquariato, è considerato già antiquariato come il vostro libraio, e il prezzo, per chi fosse interessato, e per Maria Rosaria Corrado, che poi ne farà una scheda e un'informativa sul nostro sito. Grazie sempre, Maria Rosaria, per tutto quello che fai, perché io ci sto. Il prezzo è di 5 euro. È chiaro che qui si parla di antiquariato, si parla di prime edizioni. L'unica cosa di cui che non attiene a queste parole è il prezzo, che è un prezzo. Dice notaria che non si sente niente. È un prezzo che mi dicono che non si sente niente? Ah, tremendo. Qualcuno può scrivermi se sente? Mi dicono adesso che non si sente niente, quindi volevo sapere se era vero o meno, se qualcuno sente. C'è Mi dispiace che si sia perso tutto il precedente, adesso non so, perché non credo che ci siano problemi da questo punto di vista. Si
Se qualcuno mi può dare qualche informazione sull'audio, mi sarei veramente contento. Mi sentite? C'è qualcuno che mi sente? E vabbè, io provo, casomai alzo la voce molto di più di quanto credevo fosse necessario per questa, per queste trasmissioni e vediamo se riusciamo a comunque ad andare avanti. Poi nel caso ripetiamo un poco qualche cosa, meno la parte lacrimosa iniziale dedicata al compleanno di Io ci sto. Più che il compleanno di Io ci sto, il settimo anno da un post di Ciro Sabatino che ha acceso questo interruttore di coscienze e di persone desiderose di mettersi insieme per fare cose, e quindi evitiamo quella parte là e continuo con le proposte di oggi. Qualcuno di quelli che ha scritto che non si sente, può dirmi se continua a non sentire, in modo che casomai ci. Non so che cosa possa essere, perché questo è il PC di sempre e non dovrebbe avere problemi. Allora. Altra proposta, oramai è uno dei divi televisivi più ascoltati, più seguiti e più amati, è tanto più strano in quanto si tratta di uno storico che parla di storie, di episodi storici e ne parla con grande proprietà di linguaggio scientifico, accompagnato anche ha una grande capacità divulgativa. Vi sto parlando di Alessandro Barbero, che dopo quel Dante che è stato il bestseller a cavallo delle festività natalizie e in questo primo scorcio dell'anno, dopo quel Dante ci presenta un romanzo storico ambientato in America, nell'America post-guerra di secessione, Alabama, uno stato del sud, uno stato di sconfitti, uno stato schiavista, e dove un reduce racconta la sua storia, la storia dei suoi luoghi, è la storia di questa guerra fratricida, ed è l'occasione per un excursus su un periodo fondamentale nella creazione di quelli che sono gli Stati Uniti d'America. E Alessandro Barbero lo fa con la solita vena, pervasa anche da una parte di umorismo, e dispiace che si senta così male. Speriamo che poi in replica possiate alzare il volume dei vostri device e sentire al meglio. Allora, di Alessandro Barbero, Alabama, che ve lo dico a fare? Basta il colore. Comunque, Sellerio, editore. In questi giorni lo potete sentire e vedere qualche volta al Giro d'Italia raccontare storie. Fabio Genovesi è in libreria con il calamaro gigante, il suo nuovo racconto lungo, romanzo breve, chiamato come volete. È una storia fantastica e allo stesso tempo divulgativa, scientifico-divulgativa.
alla scoperta di questi mostri a volte considerati mitologici, ma che lui ci insegna a considerare come esistenti, ironia, personaggi, mare, insomma, Fabio Genovesi dalla sua Forte dei Marmi ci regala un altro momento di, diciamo, una mezza mattinata sotto l'ombrellone da passare in assoluto piacere. Fabio Genovesi per Feltrinelli, Il Calamaro Gigante. Gli anni 70 che tornano, prima parlavamo di Natalia Ginzburg, parlavamo di Caro Michele, del film, del libro e così via. In quel periodo io ho sempre avuto il gusto di scoprire anche in edicola, e perciò prima ho avuto quel piccolo lapsus, le chicche, le novità, le prime uscite. Avevo una collezione dei primi numeri di tutti i giornali che in quel periodo cominciarono a scrivere e a essere pubblicati, e quindi Repubblica, e quindi Il Giornale, e tutti gli altri man mano che uscivano, Il Manifesto. Quindi avevo questi primi numeri, e questo lo feci anche per una rivista di fumetti che presentava, io ricordo, la prima copertina meravigliosa, Mafalda di Kino, e questa rivista che si chiamava Il Mago mi accompagnò in tutti gli anni 70, fino proprio ai primi mesi degli anni 80, quando cessò le pubblicazioni. Il Mago è adesso viene ricordato da Alberto Begattini e Alessandro Tesauro, viene ricordato nei suoi autori, nei suoi disegnatori. Io ho conosciuto Stefano Benni proprio sulle colonne del Mago, dove lui pubblicava quello che poi sarebbe diventato Bar Sport, il suo primo libro, diciamo, famosissimo e divertentissimo. E invece sul Mago abbiamo trovato, come dicevo, Mafalda, le strisce di BC, una parte chiaramente era quasi antagonista nel settore con il celeberrimo Linus, ma si difendeva veramente bene. Pazienza, tanti autori del presente e del passato, con personaggi delle stripes americane di maggiore successo. Piacevolissimo. Se ritrovate anche qualche numero di quella rivista, seguitela, guardatela, sfogliatela, perché vi accorgerete che la letteratura a volte può essere anche fumetto. E quindi di Alberto Begattini, Alessandro Tesauro, questo farà piacere soprattutto a chi già ha letto Il Mago, chi lo ricorda come rivista, Dal Cappello del Mago. Basta dire che l'idea di questa rivista fu di Fruttero e Lucentini, per capire, che poi scrivevano anche sulla rivista, per capire la qualità di base e anche la bellezza grafica poi di quell'operazione. Alberto Angela torna in libreria col secondo volume dedicato all'epopea di Nerone, e chiaramente l'epopea di Nerone, fatto centrale, fondamentale, storico e urbanistico, è questo L'inferno su Roma di Alberto Angela, il grande incendio che distrusse la città di Nerone. Scusate un istante solo. Mirella? 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 No, più che altro un poco la voce, grazie. Scusatemi. Allora, di Alberto Angela, L'inferno su Roma, il grande incendio che distrusse la città di Nerone.
per Collins, diciamo forse tra gli episodi della storia romana, quello più appassionante, più teatralizzato, più rappresentato nel panorama cinematografico, più raccontato da storici, pseudostorici, divulgatori, scienziati, addirittura urbanisti, per spiegare il perché di quell'incendio e a che cosa fosse propedeutico, a un cambiamento urbanistico della città, forse, dal punto di vista politico, a quello che poi sarebbero state le persecuzioni contro i cristiani, che cominciavano ad avere un peso preponderante nella società e nella politica romana. Insomma, Alberto Angela ne fa un volume, come sempre, e come tante delle socie di Io ci sto apprezzano, ricco di capacità divulgativa. E quindi questo è il regalo post-Pasqua di Alberto Angela, L'inferno su Roma, il grande incendio che distrusse la città di Nerone. Sabato 18 luglio 64 d.C. È sera tardi e dal soppalco di un magazzino sotto le arcate del Circo Massimo precipita una lucerna accesa. In un attimo le fiamme iniziano a divorare tutto ciò che toccano, come una belva feroce. È iniziata la fine di Roma. Ecco, questo paragone con la belva feroce, alimentata anche dal famoso ponentino romano, accompagna il lettore per tutto il volume. Concludo con un libro per ragazzi. C'è sempre la voglia di incitarli alla lettura, e questo per esempio sicuramente potrebbe essere un ottimo pretesto di lettura e di approfondimento, anche di riflessione, spunto di riflessione. Di Lee Bacon, L'ultimo umano sulla Terra. Immaginate un mondo in cui l'umanità non esista più, il mondo è abitato soltanto dalle macchine, dai robot, che chiaramente sono autocoscienti, capaci di riprodurre le loro parti deteriorate, e comunque capaci di manutenere il pianeta in cui vivono sicuramente meglio della specie che li aveva preceduti. Uno di questi robot incontra una bambina, una ragazza, che ha una mappa che serve a raggiungere un determinato luogo. La mappa è stata lasciata probabilmente dai genitori, da qualcuno che ha voluto lasciare una testimonianza, e il robot decide di accompagnare e difendere questa bambina in un mondo che oramai le è estraneo e in alcuni casi può essere anche nemico. Il libro è scritto, tra l'altro, è stato già un successo internazionale, tradotto in 28 lingue, quindi letto in tutto il mondo. Affronta la tematica robotica, diciamo, tanto cara ai grandi della fantascienza, da Dick ad Asimov e così via. Quindi L'ultimo umano sulla Terra di Lee Bacon, l'editore Mondadori. Come sempre, quando si tratta di questi libri, può piacere anche agli adulti, e può essere interessante anche discuterne con un figlio, con un nipote, con un ragazzo che si può così avvicinare sia alla lettura sia all'approfondimento di alcuni temi. Io avrei finito, e quindi facciamo il ritorno indietro. Spero che qualcuno abbia ascoltato. Purtroppo non so dirvi cosa sia successo dal punto di vista del video,
dell'audio, e cercheremo nelle prossime di evitare che capiti ancora questo problema. Allora, tornando indietro, l'ultimo umano sulla Terra di Lee Bacon, Mondadori, un libro per ragazzi che, come tutti quelli che consiglio in questa sezione, è anche un libro da leggere per adulti. Alberto Angela, L'inferno su Roma, il grande incendio che distrusse la città di Nerone, fa parte, diciamo, di una trilogia, ma chiaramente ogni volume è chiuso in sé e quindi può essere letto a parte, e questo sicuramente è quello sull'episodio che tutti noi più facilmente ricordiamo della storia romana. Dal Cappello del Mago, di la rivista storica del fumetto, una delle riviste storiche del fumetto italiano, per chi abbia letto quella rivista è un piacere scorrere le pagine, rivedere alcune delle copertine e ritrovare alcuni degli autori. Ecco, facete qualche copertina così ricordate anche la rivista, il tipo di rivista. Il ritorno di Fabio Genovesi con questo delizioso calamaro gigante, che non è il caso di friggere, ma di leggere, e sicuramente ci regalerà una mezza giornata di pausa, di divertimento. Alessandro Barbero, che è in tante reti televisive, in tante trasmissioni, e regala momenti di divulgazione storica seria, comunque, che permette di scoprire il passato e capire il presente. In questo caso ci regala questo Alabama dedicato alla guerra di secessione americana. Caro Michele di Natalia Ginzburg, ve lo consiglio come acquisto anche per la vostra piccola sezione di prime edizioni italiane. Natalia Ginzburg, caro Michele, ricordando la splendida Mariangela Melato, il papà del giallo, e quindi sappiate che ogni volta che si dice questo si parla di Giorgio Scerbanenco, il papà del giallo italiano, chiaramente. Giorgio Scerbanenco, La luna sulla pineta, storia di falsari e di figli di falsari e di grande spaccio di banconote contraffatte. E infine, l'agendina più invidiata del mondo, quella di Gianni Minà, che quando voleva alzava il telefono, chiamava Diego e lo intervistava. O ci parlava, o discutevano non solo di calcio, e quindi ci regala un ricordo di Diego, quanto mai piacevole, e come sempre che ci lascia sempre un po' con la bocca amara per la mancanza, per l'assenza oramai di Diego. Io avrei finito, la diretta è stata purtroppo, diciamo, funestata da questo audio pessimo. Spero che qualcuno comunque abbia sentito bene. Leggo che qualcuno sente bene, qualche altro meno. Ciao Patrizia, grazie per questo, si sente bene. Sono felice che almeno qualcuno senta, e sentitevi soprattutto tutto il mio affetto, tutta la mia riconoscenza per chi mi segue, per chi segue soprattutto io ci sto. Oggi pomeriggio alle 18 chi può essere qui sia, chi non può essere qui si colleghi. Abbiamo Jean-Noël Schifano, un altro amante di Napoli, con una storia di cronaca
anche questa più o meno degli anni 70, la ricorderete sicuramente, il fatto di sangue del marchese Casati che uccise la moglie e si uccise per gelosia in un vortice di incontri scambisti e di sesso sfrenato, e Gianluca Schifanucci parla di Anna Amorosi, che è la vittima di quella tragedia, di quel fatto di cronaca. Quindi l'appuntamento è per oggi, l'appuntamento è per domani, per sabato mattina. Sabato mattina qui avremo Marco Proietti Mancini, un socio, un amico, uno scrittore, un estensore di post su Facebook, un grande raccontatore di storie col suo ultimo libro, e anche quella sarà un'occasione per vederci qui in piazzetta o per ascoltarci, spero ascoltarci a questo punto, che riusciate ad ascoltarci online. E poi si ricomincia la settimana prossima, e quella dopo, e quella sempre, perché 7 anni fa, 6 anni fa, oggi, domani, e per tanti anni ancora, cioè io ci sto. Ciao a tutti, grazie. Grazie.